Firenze era anche famoso per il commercio del denaro e per i suoi banchi. Dal 300 in poi i banchieri fiorentini avevano prestato denaro ai regnanti di mezza Europa. Fu il Granduca Leopold II, il celebre Cannapone, a favorire la nascita di preziose istituzioni come la Cassa di Risparmio di Firenze nel 1829. Con la rivoluzione industriale nascono le prime casse di risparmio per venire incontro alle classi meno abbienti e insieme contenere possibili tensioni sociali o rivolte. Voluta da alcuni eminenti fiorentini, tra cui Gino Capponi e Cosimo Ridolfi, che ne fu il primo presidente, la cassa doveva promuovere l'educazione al risparmio. La tradizione di mecenatismo della vecchia banca è oggi perpetuata dall'ente Cassa di Risparmio. L'ente è una fondazione nata con lo scopo di finanziare le attività culturali o di spettacolo, di valorizzare il patrimonio dei musei fiorentini o di restaurare e conservare importanti complessi storici come il Parco Bardini o la Villa Peiron. Ma molti altri sono i valori su cui l'ente investe, tutti quelli propri di una città ricca di orgoglioso senso civico. Raramente un ente finanziario dispone di un ambiente gradevole e vissuto come quello della Banca del Vecchio. Ogni dettaglio, dai lumi alle cedole degli assegni, ci accoglie con affabile civiltà e stile inconfondibile. Nel 1889 Federico del Vecchio aveva costituito in Firenze la propria ditta bancaria Federico del Vecchio. La sede era in via dei Banchi 5, nell'antico e bel palazzo Ambon, dove è ancora oggi operativa l'unica filiale. La nuova sede mantiene lo stile invitante misurato che è proprio dell'istituto. Devo dire che i tempi del rapporto tra una banca e i suoi clienti possono ancora e oggi essere quelli di una volta.